Dopo questi bacchettoni ora saremo due attimature? L'ultimo. Scozzese Ingeborg, una rivalità lunghissima con Philly. Philly, ricordiamo, iniziò tutto quando Sean Philly ha voluto un match contro una superstar qualsiasi. Era arrivato prima Mr. P dicendo, rispettando tutto quanto, poi Ingeborg, insomma, è stato un po' un terzo incomodo e sembra che abbia catturato l'attenzione di Mr. P. I due probabilmente faranno coppia in questo match. Sì, sicuramente un Philly svantaggiato. Futuro è enorme, è gigantesco, è colossale, non ci sono altri termini. So huge. È un titano, Mr. P, veramente lottatore di cui si è parlato un gran bene nelle altre federazioni. Quindi a un WWF gli manca il titolo, è vero? Sì, ma penso che andrà presto la ricerca. È un atleta capace, forte, anche tecnico, quindi non penso ci metta molto. Diciamo che lui insieme a Nicholson ha avuto una lunga rivalità per il, diciamo, l'erede di Logan, no? Sì. Però diciamo che forse Nicholson ha qualcosa in più ancora. Esperienza questa. Penso che questo sia un po' un match della rivincita per Sean Philly. Vincere questo match sarebbe come dire io sono più forte di Mr. P e di Inter. Non dimostrerete solo che è capace di battere un gigantesco scozzese, ma anche addirittura Mr. P. Eh sì, cioè anche due superstar enormi, una più grossa dell'altra, fortissime, tecniche, capaci. Eh sì, diciamo che è vero, non sono magari due superstar a livello di FMO, di Mancio, di Berni, non hanno tutto quel palmare così vasto che hanno appunto altri superstar così pieno. Però comunque
sicuramente oggi è uno svantaggio incredibile con Rufino. Andrea, molti dicono che questo match sia un po' come una, un match che porta indietro invece di andare avanti Sean Philly. Sono te? Sì, sicuramente sì. Che ha, dovrebbe ambire a cose più importanti. Dovrebbe ambire a aspettative migliori sicuramente Sean Philly rispetto a un normale triple threat. Però è un triple threat interessante. Sì, molto interessante. Diciamo, dalle prossime settimane ti dicevo appunto un match interessante anche perché Mr. P hanno l'occasione di diciamo affrontare diciamo allearsi per dimostrare che insieme sono capaci di distruggere infatti ecco il blocco americano su Sean Philly infatti guardate sembra proprio attenzione qui Mr. P li butta dentro scusate Hillburg li butta dentro Mr. P altra forse mossa di coppia è un'alleanza Andrea è sicura è doppia di T forse adesso dovrebbero anche massacrare poi lo manderebbero fuori penso sì poi se lo manderanno fuori sì. Attenzione ginocchiate da parte di Mr. P che quando lascia un STO da parte di attenzione Sean Philly è subito in piedi attenzione qui se la prende con il attenzione Sean Philly qua attenzione Gutbuster attenzione che Sean Philly anche se da solo può essere comunque un duro avversario attenzione subito ma messa a piedi via dietro full Nelson suplex slam scusatemi 1-2 ma solo contro di due dopo tutto la Switch Music comunque ha distrutto il Hildebrand clamoroso ragazzi è stato belli più belli ottimo davanti di Mr. P ma ottima job di risposta di Sean Philly che prova la sharp shooter no figure for leg lock modificata Hildebrand si è ripreso e vuole lasciare la vittoria alla leggenda Sean Philly in Bulldog attenzione Neckbreaker il Hildebrand va a prendere forse qualcosa ricordiamo un match senza squalifiche il gong quello fa male Andre attenzione intanto Mr. P fa correre Sean Philly e Hildebrand lo colpisce con il gong all'angolo senza pietà ragazzi la seconda volta terzo colpo qui si è fatto male attenzione Mr. P come fare una sezione sbattata in rock bottom da parte di Sean Philly e poi elbow drop sì ma attenzione Hildebrand è questo qua è finita Andrea qua Andrea è finita qua l'ha distrutto senti le ossa che si aspetta adesso che si sono alleati quando Philly sarà messo KO che succederà attenzione intanto Randy Power forse è tutto pronto per le 5 forse lo dovrebbe rialzare adesso vediamo se non è ancora il momento delle 5 no pensiamo un attimo con questo double underhook suplex ottimo ora tocca a Hildebrand vediamo sangue d'altronde ha subito parecchie gongate attenzione si carica Mr. P e anche Hildebrand attenzione qui Sean Philly prova la manovra ma insieme riescono a dare il doppio cutbuster attenzione guarda lo schermo 1 Mr. P non ci sta d'altronde l'alleanza dura fino a un certo punto attenzione qui in conflitto i due meglio Mr. P ma anche Hildebrand dimostra comunque la sua pensione attenzione qui centrale di Hildebrand ne approfitta e mette fuori gioco Mr. Perché si attacca le corde attenzione 1-2 Mr. P non ci sta comunque in due cioè continuano ad attaccare Sean Philly ma non permettono all'altro di schienarlo si guardano e poi dice non intesa forse sì infatti Hildebrand qui va alla ricerca di un arma attenzione Randy Power Slam ancora Randy Power Slam attenzione Hildebrand la sedia cosa vuol fare Hildebrand prende la sedia la getta a terra forse vuole fare una manovra sulla sedia vuole incastrare la sedia di Philly attenzione qui hai distrutto la gamba niente più Twitch Music per Philly lo va a schierare incredibile 1-2 mamma mia questo è stato lunghissimo attenzione belli di Mr. P attenzione qui Hildebrand se la prende con Mr. P
Attenzione, prova una manovra Sean Fili, ma lo blocca Mr. P. E ancora una manovra sulla gamba che prima prova a infortunare Hildeburg. Attenzione, c'è il suplex! Mamma mia! Di Mr. P e danni di Hildeburg! Qui si è rotta l'alleanza! Qui si è rotta l'alleanza! Ma Hildeburg non ci sta! E infatti, Esio! Da parte di Hildeburg! E dai, danni di Mr. P! Fascinato! Schienamento! Uno! Due! Ma Mr. P è ancora in zona! Grande match, ragazzi, eh! Già! Qui, oh, ottima spallata da parte di Mr. P! Che attira entrambi! Attenzione! Cosa fa Mr. P? Attenzione! C'è anche una tassa di Hildeburg, quindi forse... Ci vede. Concerto! Allora, questa sfida. Concerto, gioco di sedie di Hildeburg. Backbreak di Mr. P! Attenzione. Five forse? Che vuole provare le five? No, lo rialza solo. Qui devastante! Power slam! I danni di Mr. P, di Hildeburg, scusatemi. E qui Hildeburg è la frutta. È fallo forse? No, no, questo è un Summon Drop sulla sedia! Sedia devastante! È finita! Gli ha spaccato la schiena! Attenzione, ma lui rialza! C'era Sean Fili in agguato! Attenzione! Colpo alla gamba da parte di Hildeburg! Ma Sean Fili è di nuovo in gioco! Crespo Space! Non c'era un break! Sta per cedere! Sta per cedere! Incredibile! Sean Fili! Ma arriva appena in tempo! Ricordiamo che non è un match eliminazione, perciò il primo schieramento è quello fondamentale. Attenzione, Sean Fili! È preso tra due fuochi, quello di Hildeburg e di Mr. P. Comunque sia l'alleanza continua, eh. Sì, sicuramente l'odio per Mr. P e per... Attenzione! Ottimo Sean Fili! Mamma mia! Evita la manovra di coppia e... Che fa? DDT! Di Mr. P prima! Poi però attenzione, c'è Sean Fili, c'è Hildeburg con Estio. Ora si litigano. Cosa fa il gioco? Cosa fa Mr. P? Manovra di judo! Segnata! Ai danni di Mr. Che P! Che fa? Hildeburg sta distruggendo una liana. Cosa fa? Vuole rompere le gambe entrambi. E beh, così dico, così infortuni per infortuna, prima Sean Fili. Questo è Hildeburg! È finita, Andrea, è finita. Questo scozzese ne sa una più del diavolo. Che è finita sicuramente del Deckbrer! Aia. Potrebbe schienarlo, si sta preparando forse. Perché non schiena? Attenzione, prova di alzarlo, no, qui è un abdominal stretch. Qui è sbagliato. No. Colpi al collo da parte di Hildeburg su Mr. P. Ha rotto un'alleanza, ma Sean Fili si è ripreso, quindi dovrebbe anche ribaltare il match Sean Fili. Ma non ce la fa Andrea, ha subito un po' troppo secondo me. Sì, infatti, qui ottimo suplex da parte di... Attenzione! Ma Mr. P che fa? Diritti sulla sedia, devastante! Qui l'ha ucciso. Ancora però non arriva le five. Cosa fa? Mr. P. Attenzione! Fermo smash! Ma vado!